Oggi non piove, una rarità a Londra. Si apre con una tipica conversazione britannica la telefonata via Skype con Tommaso Gregori, piacentino 31enne, che vive nella capitale inglese dove lavora come veterinario specializzato in radiologia degli animali. Tommaso è uno dei tanti piacentini che dopo l'esperienza universitaria dell'Erasmus in Spagna ha capito che il suo futuro avrebbe varcato i confini nazionali. Diagnostica per immagini il percorso di specializzazione che lo ha portato in Inghilterra, una scelta inizialmente sofferta ma che nel tempo ha portato gratificazioni sul profilo professionale e umano. La scelta appunto di andare in Inghilterra è stata dovuta al fatto che in Europa ci sono vari centri in cui uno può fare questa specialità. I posti sono molto pochi e non è appunto istituzionalizzato, per cui chiunque veterinario, diciamo, sia laureato, che ne so, in Spagna, in Italia, in Francia, comunque sia, appunto, applica per questa posizione di residente, di specializzando, e poi diciamo appunto funziona per meritocrazia, nel senso che se tu hai un curriculum che ha le carte in regola per poter diciamo proseguire in questo percorso, Se sei persistente, nel senso se hai una certa costanza, che anche se magari la prima volta non riesci, la seconda non ci riesci, prima o poi appunto questo posto lo appunto dovresti ottenerlo. La Brexit, dopo lo shock iniziale, al momento non preoccupa. La Brexit è stato un po' uno shock, credo che, almeno dal punto di vista personale, credo che sia stato un po' così un botto con così uno sfondo populista. Quindi devo dire che a me non, diciamo, non influenza praticamente in nessun modo al momento. Adesso non so bene quali saranno i tempi, le dinamiche di questa uscita dall'Europa, però io ti dico, non ti ho detto prima, quando ti dicevo lavoravo come radiologo, io lavoro gran parte adesso del tempo da casa per un'impresa americana, e quindi leggo radiografie, TAC e altri appunto esami di diagnostica per immagini da casa, per cui a me non affetta più di tanto, più che per esempio io, il mio lavoro è sì basato qua, però di un'azienda che praticamente lavora negli Stati Uniti, e quindi io fondamentalmente potrei muovermi abbastanza facilmente, ecco. Inevitabile chiedere ad un piacentino cosa manca dell'Italia. Decisamente, diciamo, la famiglia e gli amici, la vicinanza, ecco, perché io torno appena posso, torno in Italia per vacanze, insomma, per stare con i cari, con gli amici, però perché ho buoni amici lì a Piacenza, che insomma, ho lasciato un po' indietro quando sono andato all'estero, però diciamo, queste sono le cose sì che mi mancano di più. Il cibo, ma no, perché io fondamentalmente mi difendo abbastanza bene in cucina, e la mia amorosa pure, per cui per quanto sull'aspetto del cibo non ci lamentiamo. L'idea di tornare in Italia per ora non è contemplata, anche perché Tommaso a breve si sposerà a Londra con una collega spagnola. Magari poi uno può pensare di cambiare anche paese, magari non so, in Spagna, in Italia, così, però non è tutto, cioè non è ovviamente automatico, perché anche le strutture che appunto in cui uno può lavorare, diciamo, allo stesso livello in cui siamo ora, non sono molte, quindi anche dipende dalle opportunità, insomma, che ci saranno nel futuro. Quindi la lasciamo aperta come possibilità.